Banalmente esprimendosi, la moglie vuol disfarsi del marito, insultata come moglie, vuole che il marito si batta in duello. Il marito accetta il duello all'ultimo sangue e poi non si batte, costringendo a battersi e a farsi uccidere l'amante che è il vero marito. La vita è per lui un gioco meccanico, di cui prevede e dispone a priori le parti, facendo sempre scacco matto. In un articolo apparso sull'Avanti nel 1919, Antonio Gramsci riassumeva così il contenuto del dramma Il gioco delle parti, scritto da Luigi Pirandello l'anno precedente e tratto dalla novella Quando s'è capito il gioco, del 1913. Il protagonista dell'opera è Leone Gala, il classico eroe filosofo di tanti testi pirandelliani, che si è separato dalla moglie Silvia con la quale il rapporto è da tempo in crisi. La donna ha come amante Guido Venanzi, una relazione che Leone conosce e accetta. In una società in cui non esiste ancora il divorzio, i due salvano le apparenze borghesi non ufficializzando la separazione. Leone ha lasciato la casa in cui viveva con la moglie, ma le fa visita mezz'ora ogni giorno in base a uno strano accordo. Silvia è una donna insoddisfatta, che non sopporta questa situazione e sogna un'impossibile evasione, non sapendo neppure lei cosa realmente voglia. Dice di detestare il marito, per la sua mania di fare il filosofo e razionalizzare ogni cosa. Addirittura vorrebbe uccidere Leone, chiedendolo ironicamente all'amante Guido. Questi è un signore elegante e superficiale, non realmente innamorato di Silvia, che accetta i suoi sbalzi d'umore per proseguire la relazione. Una sera quattro giovani ubriachi entrano per sbaglio nell'abitazione di Silvia, credendo sia quella di una prostituta che vive accanto, una certa Pepita. La donna lascia che la offendano e chiama i vicini come testimoni, perché lo scandalo sia pubblico. Silvia ha un piano: costringere il marito a sfidare a duello uno dei giovani, il marchese Aldo Miglioriti, spadaccino noto per la sua abilità con le armi, sperando che Leone venga ucciso nello scontro. In realtà la donna non ha veramente intenzione di arrivare a tanto, ma Leone accetta di sfidare Miglioriti e chiede a Guido di fargli da padrino, mandandolo poi dallo sfidato per prendere accordi sul duello. Le condizioni proposte sono di uno scontro all'ultimo sangue, in quanto Guido spera di sbarazzarsi di Leone per non avere ostacoli nel suo rapporto con Silvia. Questa non si rende conto della gravità della situazione, fino al giorno in cui il duello è fissato. La mattina stabilita, tuttavia, Leone rifiuta di battersi e afferma che sarà Guido a doverlo fare, in quanto spetta a lui difendere l'onore della moglie di cui è l'amante. Guido accetta, pur esitando, e l'esito del duello sarà fatale per lui. Leone realizza una sorta di vendetta sulla moglie e l'amante di lei, restando però alla fine inerte e inespressivo di fronte alla tragedia avvenuta. La conclusione del dramma è ambigua, come in molte opere narrative e teatrali di Pirandello. Il dramma rientra nel teatro del grottesco e riflette la particolare visione dell'autore, per cui la realtà si basa sulla finzione e l'ipocrisia, imprigionando le persone in una vita che sentono estranea. Questa è appunto la condizione di Leone, che ha sviluppato una sua filosofia basata sulla remissività e sul non farsi coinvolgere dagli eventi esterni. L'uomo discute di questo col servo Filippo, una sorta di opposto comico del personaggio. Il testo è anche un rovesciamento grottesco del classico triangolo amoroso, oggetto del teatro dell'Ottocento, svelando le ipocrisie e il concetto di rispettabilità borghese. Il matrimonio è visto come una trappola, in modo simile ad altre opere di Pirandello. La differenza è che qui il personaggio intrappolato è Silvia, la moglie, che elabora il suo assurdo piano non consapevole delle possibili conseguenze. La donna è presentata come incoerente e fragile, in linea con una certa visione misogina propria dell'autore. Interessante anche la figura di Guido Venanzi, solo in apparenza strumento nelle mani di Silvia e in realtà abile ad approfittare della situazione, anche se poi questa gli si ritorcerà contro, in un epilogo decisamente grottesco. Il dramma si colloca storicamente in un'Italia molto diversa da quella attuale, in una società in cui i ruoli familiari erano immutabili e non esisteva il divorzio. Anche i duelli erano molto frequenti, come emerge da altre opere del periodo. Il gioco delle parti è citato dallo stesso Pirandello nei sei personaggi in cerca d'autore, poiché la compagnia di attori all'inizio prova a teatro questo testo, con il capocomico che ne evidenzia la difficoltà e teme un insuccesso di pubblico.
Ciò è solo in parte autoironia dell'autore e rientra in una più generale sfiducia di Pirandello nel teatro come forma d'arte, che è il tema al centro dei sei personaggi. Questo dramma è del 1921 e segna l'inizio di una fase completamente nuova. Ricordiamo infine le tante rappresentazioni moderne del gioco delle parti, e in particolare quella del 1968 ad opera della Compagnia dei Giovani, con Romolo Valli e Rossella Falk nei panni di Leone Gala e di Silia.